La situazione è drammatica. Dall'inizio del 2023 a oggi, secondo i dati forniti dall'INAIL, le morti bianche in Campania sono state 51, una media di almeno 5 al mese, almeno una la settimana. Nelle scorse 48 ore, nella sola provincia di Napoli, hanno perso la vita 2 lavoratori, mentre un terzo è deceduto nel piazzale del porto di Salerno ieri, investito da un camion in retromarcia. Giuseppe Lisbino, 44enne, ha perso la vita intorno al primo pomeriggio di mercoledì mentre era al lavoro sul tetto di un capannone di una ditta della zona industriale di Arzano. Un'operazione abituale per l'uomo che era considerato esperto nel suo mestiere e rispettoso delle norme di sicurezza. Per motivi ancora da stabilire, Lisbino è caduto d'improvviso dall'altezza di 10 metri. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore improvviso. L'impatto con il suolo dopo il volo gli è stato fatale. I medici del 118 non hanno potuto fare nulla per lui. Giuseppe Cristiano, invece, è deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì intorno alle 4:30. Il 66enne, dipendente della SIA, si trovava nel piazzale del deposito dei mezzi della società in via Galileo Ferraris, quando un mezzo pesante in retromarcia l'ha messo sotto. Cristiano, anche lui esperto e prossimo alla pensione, non sarebbe dovuto essere lì a quell'ora. Il suo turno iniziava più tardi, ma a causa di un'emergenza gli era stato chiesto di anticiparsi. Lo zelo e la puntualità gli sono costati fin troppo caro. Schiacciato dalle possenti ruote del mezzo pesante nel corso di una manovra di routine non andata a buon fine, il 66enne aveva riportato ferite gravissime alle gambe. A soccorrerlo in prima battuta i suoi colleghi, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza giunta sul posto in pochi minuti. La volata all'ospedale del Mare e i tentativi dei medici sono però stati vani. Dopo un'ora sul tavolo operatorio, nonostante gli sforzi dell'equipe che lo stava operando nel tentativo di salvargli la vita, Cristiano è deceduto. Le ferite riportate erano troppo gravi.